Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, come annunciato nel precedente video su Studio One 6.5 e nei video che ho fatto sulle nuove funzioni Surround e Atmosphere, eccoci ad un aggiornamento importante e soprattutto gratuito che farà felici tutti gli utenti di Studio One. Abbiamo lavorato per qualche settimana nelle fasi di beta testing proprio per raggiungere il massimo della compatibilità possibile con i plugin Universal Audio e soprattutto sotto macOS e per la correzione di alcuni bug provenienti dalle precedenti release. Le novità sono molte, andiamo a vederle tutti insieme. La novità più grande arriva con l'aggiunta di nuove funzionalità nella sezione di Dolby Atmos e Special Audio, soprattutto nella fase di mixing. Sono delle feature che avevo già annunciato come imminenti nelle successive release ed eccole qui in tutto il loro splendore. È incluso finalmente infatti il supporto Apple Special Audio nella sezione di Binaural Monitoring ed è effettivamente la funzione che tutti aspettavano sin dalla prima release di Studio One 6.5. È il formato che viene rilasciato dal servizio di streaming di Apple Music che sarà il vero standard, come vediamo, del prossimo futuro rispetto proprio a Dolby Atmos. Per conoscere le differenze tra Dolby Atmos e Apple Special Audio, vi rimando ai video precedenti dove spiego in modo approfondito la nascita e le differenze dei formati di questo futuro audio mixing. I link dei video precedenti li lascerò sotto in descrizione così da non poterli dimenticare. Possiamo inoltre adesso caricare direttamente gli album masterizzati nella distribuzione TuneCore, dove gli utenti di Studio One Plus possono avere un anno di abbonamento scontato proprio nella distribuzione TuneCore. Per la prima volta dal 2015 Studio One 6.6 introduce un nuovo Virtual Instruments chiamato Lead Architect, un synth ibrido, come vedremo, che combina metodi di sintesi e campionamento integrando le note effetto ed una interfaccia inedita di controllo per la creazione di nuovi suoni e di lead, appunto di sequenze melodiche. Lead Architect è incluso con Studio One Plus, anche se in realtà dovrebbe chiamarsi Plus perché la parola è latina. Riassumiamo quindi tutte le novità. Digital Release direttamente su TuneCore, Apple Special Audio Monitoring supporto in cuffia, supporto per Dolby Atmos Composite Beds, funzioni di mute e solo sui canali del bed del sistema Atmos, Lyrics Display implementato nella Show Page, macro toolbar e supporto macro direttamente implementate questa volta nella Project Page e nella Show Page. Il Lyric Display viene inoltre migliorato sia in Studio One sia nel Remote, nello Studio One Remote che troviamo sul nostro iPad. Il nuovo Virtual Instruments Lead Architect ed infine il Download Manager migliorato e alcuni miglioramenti sulle performance proprio del mixer di Studio One. Come vedremo abbiamo diverse cose da dover affrontare in questo nuovo video. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, è ricco di contenuti professionali gratuiti, mi aiutate inoltre a far crescere la comunità e a voi non costa assolutamente nulla, ma per il canale fa molta differenza. Se il video vi sta piacendo, cliccate like ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime release e recensioni professionali. Partiamo dalla prima grande novità. Apple Special Audio Recording e Mix. Come abbiamo visto nei precedenti video riguardanti il mix Dolby Atmos che vengono prodotti da Apple Music attraverso i dispositivi come ad esempio le AirPods Pro o le AirPods Max, suonano differenti rispetto al renderer della Dolby, quindi quello standard. È un problema che ho affrontato anche con Gianni Bini in un secondo video sull'Atmos che vi invito nuovamente a rivedere. Questo accade perché Apple utilizza un renderer proprietario che si aggancia anche al loro sistema di head tracking.
trasformando l'esperienza Atmos in modo più dinamico e interattivo. Questo però crea delle difficoltà a chi mixa per questi due formati ed era necessario esportare il file e farlo poi riprodurre da un dispositivo Apple per capire cosa effettivamente accadesse prima di pubblicarlo su iTunes o su Apple Music. Il renderer Apple Special Audio è ora disponibile all'interno di Studio One 6.6 come opzione di monitoring bineurale. Lo troviamo infatti qui nelle preferenze del renderer sotto Apple Special Audio Mode e abbiamo sia il sistema Head Tracking sia il sistema Personalized o il sistema misto, quindi Head Tracking più Personalized. È bene ricordare che questa feature è appannaggio esclusivo dei dispositivi di ascolto Apple, quindi i sistemi macOS e iOS, ovviamente per chi utilizza le AirPods. Oltre all'head tracking, infatti vediamo questa opzione personalized, potremo sempre, come già annunciato, caricare dei file HTRF personalizzati per il nostro orecchio. In questo modo l'ascolto diventerà assolutamente personale e fedele al 100% rispetto alle aspettative di mix. Un sistema perfetto quindi per poter creare mix Atmos compatibili in modo professionale proprio con il formato Apple Music e con l'ascolto ovviamente attraverso le AirPods Pro o le AirPods Max o i nuovi dispositivi come il MacBook Pro, M1 Pro, M2 che dispongono di un sistema Atmos direttamente integrato nelle macchine. È quindi escluso dalla versione di Studio One per Windows. Per utilizzarlo dobbiamo spegnere l'uscita delle cuffie supplementari. In questo modo l'uscita main tradurrà in head tracking o standard Apple Special Audio l'ascolto, quindi è necessario poi ascoltarlo in questo modo dall'uscita direttamente del main. Per utilizzare poi gli ascolti attraverso l'head tracking personalizzato o l'head tracking standard o il mix tra i due è necessario possedere delle cuffie Apple oppure delle Beats che hanno appunto le Beats Pro che hanno questo tipo di sistema integrato all'interno. In caso contrario non avremo comunque un riferimento efficace di questo sistema, ma comunque è funzionale perché ci evita di lavorare all'esterno di Studio One e questo diventava complesso proprio per la gestione dell'Apple Special Audio. Per chi vuole fare riferimento proprio al sistema Apple Special Audio vi rimando al sito della Apple e quindi attraverso la pagina Listen with Personalized Special Audio for AirPods and Beats e qui avrete altre informazioni supplementari per questo genere di ricerca. Come dicevo, all'interno del renderer possiamo ora disporre sia dei mute and solo che prima erano assenti e questo è molto comodo per avere un riferimento più rapido, mentre prima era attivabile negli oggetti, adesso possiamo attivarlo sia nel bed sia negli oggetti, veramente molto utile. Il supporto dei bed format, quindi bed format del Dolby Atmos, come sappiamo è limitato al 10 canali, quindi ossia 7.2.1, gli utenti però hanno trovato degli escamotage per superare questa limitazione utilizzando oggetti che estendessero il formato bed aggiungendoli nel renderer fino a 14 canali, quindi nel formato 7.1.6. E adesso sono disponibili anche gli altri formati 5.1.2, 5.1.4, 7.1.4 e 7.1.6. Questo è accessibile qui dal bed format e come vediamo non richiede grossi cambiamenti o setting particolari, veramente molto utile. Andiamo ora a vedere le altre novità che sono residenti nella show page. Per l'utilizzo di questo sistema e dell'utilizzo di Apple Special Audio vi rimando al nuovo corso di Studio One 6 che sto preparando e sarà presto in uscita sulla mia piattaforma www.prodiolearning.com. È un corso incentrato sulla nuova versione di Studio One e conterrà all'interno tantissime lezioni riguardante proprio il mix in Dolby Atmos, che ricordo sarà sicuramente tra i prossimi sistemi futuri di mix che andremo ad affrontare nei prossimi anni, proprio perché le piattaforme di streaming stanno già supportando questo sistema
e sarà comunque necessario avere questo genere di mix e mastering nelle sessioni future. È anche un modo per rinverdire e quindi ricreare nuovi cataloghi in questo nuovissimo formato. Per cui chi ha già acquistato il corso vecchio di Studio One può fare un upgrade al nuovissimo corso Studio One 6. Chi ha acquistato il corso di Studio One invece durante il 2024 avrà un upgrade gratuito al nuovo corso in arrivo su Studio One 6. Tutte le informazioni le troverete su proaudiolearning.com oppure inviando un'email a info@jgrstudios.com. Se siete arrivati a questo punto del video, vi suggerisco di iscrivervi al canale. Questo non costa nulla a voi, ma aiuta il mio canale nella crescita di pubblico e anche di rating all'interno di YouTube. Se il video vi sta piacendo, cliccate like e attivate poi la campanella per rimanere aggiornati. Quindi verrete automaticamente avvisati delle prossime uscite. Come annunciavo, ci sono state diverse modifiche alla show page. La prima più interessante a mio avviso sta nella pubblicazione digitale, quindi nel digital release. Troviamo ora la possibilità di linkare la nostra produzione direttamente con il sistema di TuneCore. Prima lo potevamo fare direttamente su SoundCloud, come abbiamo visto dall'ingresso di Studio One. Adesso aggiungiamo il nostro account TuneCore, possiamo caricare direttamente sulla piattaforma di collecting tutta la nostra produzione del mastering. Veramente utile, velocissimo, senza dover passare poi attraverso tutti gli altri sistemi di caricamento. Ovviamente questo porterà dentro poi tutte le informazioni relative agli SRC eccetera eccetera. Uno strumento quindi estremamente utile per chi pubblica sulle piattaforme di streaming come Spotify o Apple Music, che utilizzano il servizio offerto dagli aggregatori, appunto, come TuneCore. In questa sezione troviamo anche la macro toolbar, che eccola qui, che non era disponibile nella sezione di mastering. Questo ci permette di editare alcune delle funzioni, dei task che vanno più spesso eseguiti sulle operazioni di mastering, molto utile, lo vedremo anche questo in lezioni apposite all'interno del corso. Mentre all'interno della show page, quindi entriamo nel sistema di show page di Studio One con Rehearse and Perform, accediamo alla lyric track, eccola qui sotto. In questo modo possiamo cliccare all'interno e aggiungere un testo direttamente visibile qui. Facciamo un esempio e questo possiamo suddividerlo poi sulla griglia, come abbiamo spesso visto, e ci permette di spostarlo all'interno della griglia, e questo torna utile ovviamente, come dicevamo, per lo show della nostra performance. Possiamo aggiungere un nuovo paragrafo, una nuova riga, nuova linea, eccetera eccetera. Diventerà poi ipervisibile nel momento in cui andremo su esegui, quindi avremo lo show page attivo. Qui possiamo anche cambiare l'inversione dei colori e altre opzioni, appunto, all'interno del menu, come vediamo qui, averlo centrato sinistra e l'inversione del colore, appunto. Anche qui nella show page troviamo la macro toolbar, questa anche utilissima per l'esecuzione di task ripetitivi, appunto, e che era assente da Studio One 6.5. Con l'arrivo appunto di Studio One 6.6 possiamo ora avere a disposizione il Lead Architect. Questo è un synth completamente nuovo, disponibile per gli utenti di Studio One di Presonus Plus o Plus, oppure acquistabile separatamente dallo store di Presonus. Questo possiamo, una volta registrato nel nostro account, scaricarlo da qui e poi installarlo all'interno di Studio One, oppure accedere direttamente al nostro Presonus Plus, e sotto Studio One installazione troveremo i nostri plugin e le librerie, appunto, che siamo già abituati ad installare. Qui dentro troveremo ovviamente anche il nostro Lead Architect da installare. Una volta cliccato su installa, vedremo la finestra dei trasferimenti che scaricherà il nostro sistema di attivazione. Poi ci verrà chiesto di attivare la libreria e verrà attivata automaticamente. L'altra grande novità di questa sessione di installazione e attivazione dei plugin è quella di poter mettere in pausa
il download, mentre prima veniva interrotto, adesso possiamo metterlo in pausa e recuperarlo in un secondo momento. Questo è molto utile perché ci fa risparmiare tempo anche nel download delle librerie. Andiamo a vedere il nostro synth, poi lo vedremo in azione in una song apposita che sto creando e lo vedremo quindi in un altro video con Lead Architect in tutto il suo splendore. Qui troveremo poi tutti i preset già pronti. Nel frattempo che sto facendo la recensione ne stanno caricando altri. Abbiamo un'interfaccia molto particolare, andiamo ad aggiungerla al mio complete. Quindi ci permette di modulare tra il sample e il synth. Quindi una volta caricato il preset, abbiamo anche l'arpeggiatore. Gli effetti. Ereditati dall'altro synth, appunto, di Presonus. Qui possiamo poi scegliere di lavorare in maniera particolare. Creare effetti veramente particolari. Io l'ho trovato estremamente utile nella composizione di colonne sonore. Qui possiamo accedere ai comandi classici del sintetizzatore e quindi poi metterci poi mani, come vediamo qui abbiamo diversi noise sustain, lead decays, eccetera eccetera. È molto complesso, va analizzato di volta in volta e quindi ci permette di lavorare anche in maniera particolare. L'ho trovato veramente veramente figo. Come dicevo, lo analizzeremo approfonditamente su un video a lui dedicato, dove sto riarrangiando un brano storico. L'interfaccia utente, come dicevo, è stata migliorata, quindi adesso abbiamo una velocità reattiva più rapida, quindi anche quando apriamo le finestre, come vediamo, la velocità è veramente improved, come dicono in inglese. Possiamo creare dei template con più di 100 canali e notare proprio la reattività anche della Link Show Hide, delle tracce, che in questo modo diventa velocissimo rispetto a prima. È un incremento di circa 4 volte nell'interfaccia appunto utente, quindi l'interfaccia grafica di Studio One 6.6. Tra le ultime novità c'è l'aggiunta nei preset qui nella pagina iniziale di un template dedicato esclusivamente al Tone Pro della Fender. Tra le interfacce audio troviamo appunto il logo Fender con l'integrazione della pedaliera flagship che loro producono, che si chiama appunto Tone Pro Master. Quindi in questo modo abbiamo già il sistema preimpostato con questa pedaliera per poter registrare poi all'interno della DAW sia il segnale dry sia il wet, più tutti i preset e tutto il resto. Spero di averne presto una per poter fare un video dedicato proprio al Tone Pro Master. Ecco qui il template dedicato al Tone Pro. Come vediamo abbiamo già i canali stereo wet, instruments mono dry, instruments mono reamp, mic mono dry, mic mono reamp. Questo ci permette di poter direzionare il suono all'interno del Tone Pro per poter avere più possibilità di recording e quindi più editing a livello di produttività in via generale. Queste sono le novità di Studio One 6.6. Se il video vi è piaciuto, cliccate sul like e attivate la campanella, come dicevo, per rimanere aggiornati sui prossimi video in arrivo. Queste ed altre opzioni le vedrete spiegate a fondo all'interno del corso professionale Studio One Pro 6 che troverete sul mio sito www.proaudiolearning.com. L'iscrizione ai corsi è gratuita, potrete vedere alcuni video prima di procedere all'acquisto del corso, mentre per chi ha acquistato il corso in passato è possibile fare un upgrade. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, questo mi aiuta tantissimo e per il momento è tutto, vi saluto.
Ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto. Ciao, a presto.